Ciao ragazzi, sono Di Maio Andrea e vi do il benvenuto nel mio canale YouTube. In questo nuovo video vi voglio parlare dell'attentato in cui perse la vita Stefano Bondate, che era il capo della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù ed era l'unico boss della mafia che stava cercando di contrastare l'ascesa di Totò Riina in Cosa Nostra. A Stefano Bondate piaceva fare la bella vita, vestiva elegante e frequentava i salotti più ambiti della città di Palermo. Per questo motivo Stefano Bondate amava farsi chiamare principe di Villa Grazia. Ma Bondate era anche e soprattutto un abile uomo d'affari. Era cinico e freddo quando doveva prendere decisioni importanti e per queste sue doti i suoi uomini lo chiamavano il Falco. Allora ragazzi, per prima cosa guardiamo la sigla e poi vi racconto gli ultimi momenti di vita di Stefano Bondate. Allora ragazzi, come vi ho detto nell'anteprima, in questo video vi voglio parlare dell'attentato in cui perse la vita Stefano Bondate, che era il capo della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, che era una delle più potenti famiglie mafiose che c'erano in Cosa Nostra tra gli anni 70 e gli inizi degli anni 80. Stefano Bondate era l'unico boss della mafia che stava cercando di ostacolare l'ascesa in Cosa Nostra di Salvatore Riina. In questo video vi farò ascoltare la testimonianza di tre collaboratori di giustizia e sono Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno e Giuseppe Marchese. In particolare Giuseppe Marchese era uno dei killer che partecipò all'agguato. Però per prima cosa vi voglio descrivere brevemente la figura di Stefano Bondate. Stefano Bondate è nato a Palermo il 23 aprile del 1939. Il padre era Francesco Paolo Bondate, che era l'autorevole capo della famiglia mafiosa di Villa Grazia. Originariamente il cognome della famiglia era Bontà, ma poi, per un errore di un funzionario dell'anagrafe del comune di Palermo, il cognome divenne Bontade. Tra gli anni 40 e gli anni 50, Francesco Paolo Bontade creò un impero grazie alle molte attività illecite in cui era coinvolto. Verso la seconda metà degli anni 60, Francesco Paolo Bontade ebbe gravi problemi di salute. E per questo motivo dovette cedere il comando della famiglia al figlio Stefano, che allora aveva circa 25 anni. Appena prese le redini della famiglia in mano, Stefano Bondate si adoperò da subito a far crescere ulteriormente la potenza economica della famiglia. Verso la fine degli anni 60 iniziò a fare affari con il contrabbando delle sigarette. In quel periodo, grazie alle amicizie politiche, riusciva anche a vincere facilmente molti appalti pubblici nel campo dell'edilizia. Nel 1971 venne arrestato e condannato a 3 anni di carcere per associazione a delinquere e per contrabbando di sigarette. Venne arrestato insieme a Gaetano Badalamenti, che era il capo della famiglia mafiosa di Cinisi ed era uno dei suoi alleati più fidati. Quando ritornò in libertà, si concentrò in una nuova attività, che era quella del traffico di droga. Grazie a questa nuova attività, nelle casse della famiglia arrivarono fiumi di miliardi delle vecchie lire. Stefano Bondate, in quel periodo, non rafforzò la famiglia solo dal punto di vista economico, la rafforzò anche e soprattutto militarmente. Infatti, negli anni 70, la famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù era una delle famiglie mafiose più potenti dell'intera Sicilia. Vuole spiegare alla corte che cosa significa che Stefano Bondate aveva un esercito? Che gli uomini d'onore che aveva Bondate era un numero molto rilevante. Quindi la mia espressione un po' ingrandita è un esercito, ma certamente. Parliamo sempre di un numero limitato. È chiaro che. Rispetto alle altre famiglie aveva un numero molto vasto. Ma signor Buscetta, ovviamente non le posso chiedere di quante persone si componeva l'organigramma della famiglia di Santa Maria di Gesù, ma quantomeno approssimativamente, per quello che sono le sue notizie dell'epoca, perché ci riferiamo al 1979, quanto potevano essere approssimativamente gli Ma credo che appartenenti? intorno o superiore a 200 persone. Superiore a 200 persone. Lei ha un'idea, ovviamente fondata su elementi di fatto, di quanti killer erano alle dipendenze di Stefano Bondate?
Ma io un momento fa ho spiegato, non so se all'avvocato Sbacchi, che avevo una diecina che si era costituito lui, che agiva solo per conto suo. Non lo capisco. Le chiedo scusa, signor Buscetta, io mi sono distratto un attimo. Mi può ripetere la sua risposta? Può rispondere di nuovo perché non ha sentito l'avvocato. Io ho detto un momento fa all'avvocato Sbacchi che, contrariamente a tutto quello che si faceva nelle altre famiglie, Stefano Bontade aveva scelto 10 persone e la riteneva a sua disposizione. Quindi già parliamo di un numero di 10. Di 10. Le risulta, l'avvocato Sbacchi poco fa le ha chiesto se Marino Mannoia fosse uno dei... Fra i 10, sì. Esattamente. Le risulta se caso Contorno Salvatore fosse uno dei killer di Stefano Bontade? Sì. Le risulta se Giovanni Bontade fosse un killer? No, Giovanni Bontade era il fratello di Stefano Bontade. Benissimo, infatti rimasto coinvolto nell'omicidio di Barbera Giuseppe Taborre Alfredo. Non c'entro, non c'entro. Avvenuto a Napoli il 27 giugno del 2019. Deve parlare un pochino più vicino. Ah, mi sono allontanato, Presidente. Dico, le faccio questa considerazione perché risulta da atti processuali il coinvolgimento di Giovanni Bontade quale esecutore materiale dell'omicidio di Taborre Alfredo e Barbera Giuseppe avvenuto a Napoli il 27 giugno del 1977. Ne ha mai saputo nulla? No. Signor Buscetta, le ultimissime domande, ho quasi concluso. Nel 1979 le fu proposto di sondare le Brigate Rosse. Agli inizi degli anni 70, insieme a Gaetano Badalamenti e a Luciano Riggio, forma il triunvirato che ha il compito di fondare la commissione che governa Cosa Nostra. Commissione che era stata distrutta durante la prima guerra di mafia. Da subito nella nuova commissione si crearono due gruppi contrapposti. Da una parte c'era un gruppo di capi mandamento che erano molto vicini a Stefano Bontade. Tra i capi mandamento che appoggiavano Stefano Bontade c'era Michele Greco, che era il capo mandamento di Ceoculli. L'altro gruppo era formato dai Corleonesi. A capo di questa fazione, in primo momento, c'era Luciano Riggio, ma dopo il suo arresto fu Salvatore Riina a prenderne il posto. I Corleonesi erano assetati di potere e volevano imporre le loro decisioni nella commissione e per questo motivo iniziarono a tramare contro Stefano Bontade e il suo gruppo. Per prima cosa iniziarono a eliminare i capi mandamento che appoggiavano Stefano Bontade, per fare eleggere uomini che erano vicini a loro. Inoltre Totò Riina iniziò a infiltrare uomini fedeli a lui in tutte le famiglie mafiose. Nella famiglia di Stefano Bontade riuscì a infiltrare due uomini, che erano Pietro Lo Iacomo e Giovan Battista Pullarà. Nel 1979 Totò Riina riuscì a far espellere Gaetano Badalamenti da Cosa Nostra. Fu un duro colpo per Stefano Bontade. Infatti Badalamenti era il suo alleato più fidato. Infine Michele Greco, visto il crescente potere dei Corleonesi, decise di passare in segreto dalla loro parte. Agli inizi degli anni 80 i Corleonesi erano il gruppo di maggioranza nella commissione. Agli inizi degli anni 80, come vi ho detto, Stefano Bontade non aveva più la maggioranza nella commissione. Addirittura i Corleonesi prendevano delle decisioni importanti senza informarlo. Inoltre, in quegli anni, Stefano Bontade aveva dei problemi anche all'interno della sua stessa famiglia. Venne rieletto capomandamento per un pugno di voti. Inoltre c'era il fratello Giovanni che voleva prendere il suo posto come capofamiglia. A quel punto Stefano Bontade voleva rimettere le cose a posto e per rimettere le cose a posto decise di eliminare Salvatore Riina. Stefano Bontade, con l'aiuto di Salvatore Inzerillo, che era il capo della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, organizzò un incontro di capi famiglia in una villa. È in quell'incontro che Stefano Bontade intendeva uccidere Salvatore Riina. Ma Salvatore Riina aveva degli infiltrati anche nella famiglia di Passo di Rigano. Tra questi c'era Salvatore Montalto. Fu lui ad avvisare Totò Riina del piano per eliminarlo. Totò Riina non andò all'appuntamento e come scusa disse che aveva avuto degli imprevisti. Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo non si resero conto di essere stati scoperti. Non si resero conto di avere degli infiltrati nelle proprie famiglie.
e credevano di avere ancora la situazione in pugno. Fu a quel punto che Totorina decise di passare all'attacco. Decise di eliminare Stefano Bondade. Salvatore Rina sapeva bene che non poteva sbagliare. Creò un comando di killer in cui ci mise tutti i suoi uomini migliori. Questo comando di killer rimase nascosto per giorni nei pressi della villa di Bondade. Rimase nascosto in attesa dell'occasione adatta per eliminare il capo della famiglia di Santa Maria di Gesù. L'occasione adatta arrivò il 23 aprile del 1981, giorno del compleanno di Stefano Bondade. Era una tranquilla serata di primavera. Stefano Bondade aveva festeggiato il suo compleanno a casa sua. Uno degli ultimi ad arrivare per fargli gli auguri fu, secondo il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, Pietro Lo Iacomo. Bondade rivelò a Lo Iacomo che stava per recarsi nella sua casa di campagna. Pietro Lo Iacomo era passato in segreto dalla parte dei Corleonesi. Quando andò via dalla festa, con una radiotrasmittente, avvisò Giuseppe Lucchese, detto Lucchiseddu, che era uno dei killer, che Stefano Bondade stava per uscire di casa. Bondade uscì di casa a bordo della sua Alfa Giulietta 2000. A fargli da battistrada c'era un suo uomo, Stefano Di Gregorio. Di Gregorio si avviò verso la casa di campagna per aprire il cancello. A questo punto ascoltiamo Salvatore Contorno raccontare cosa successe quel giorno. Ci parli di quello che lei sa sull'omicidio di Bondade, come si è verificato? L'omicidio di Bondade era il suo compleanno. Io un giorno prima ci avevo andato a fare gli auguri. Io avevo un mandato di cattura per sequestro di persone e avevo 26 anni addosso. Io in quell'occasione non sono andato alla festa, ma ci sono andato un giorno prima. Ci ho fatto gli auguri perché avevamo un'amicizia molto intima. Allora l'indomani c'è la festa, non ci sono andato. Nella festa ci sono state tante di quelle persone, tante, perché non lo Iacono come base principale, perché era un sotto reggente della situazione in quei periodi, poi fratelli Pullarà e tanti altri, il Lucchese Giuseppe che apparteneva alla famiglia di Michele Greco e tanti altri. Hanno preparato la gabbia perché tu la festa la fece non so i denti. Dopo la sera di se ne è a casa a gli vedere la famiglia dopo una giornata che era la sua festa, dare un piacere alla sua famiglia, 10 minuti, mezz'ora che c'era. E già subito lui aveva le persone lì nella sua famiglia che ci portavano le battute che lui a casa. Appena uscì da casa, carrati al vettore, dice, ci arrivano. Appena arrivò la semaforo, arrivava lui, ci fece una festa. E chi si offriva questa bontà? Quindi Bondade, quando venne ucciso, come doveva andare in campagna? Quando fu ucciso Bondade, aveva dovuto dare la campagna a casa sua, in via Villa Grazia. Sette mensore, non era che è stato con la famiglia e sinistra. Davanti a lui c'era un certo Stefano Di Gregorio con 127 pure di bontà e faceva di battesate per aprire il cancello. Nella via Loio c'è il semaforo. Di Gregorio è arrivato a passare, Bondade no. Di Gregorio è arrivato in campagna a aprire il cancello, Bondade appena arrivò il semaforo, mentre era fermato il semaforo, è molto buono. C'è il bar e va a finire all'incrocio, arriva a soppassare. Asciata. A lei queste cose che gliele raccontate? Questo, tutti i discorsi sono fatti di Mimmo Teresa, anzi ho ancora cosa da aggiungere, se gentilmente le mi fa aggiungere. Tutto quello che vuole. No, grazie. Allora cosa è successo? L'uccisione di Bontà è ritornato il Di Gregorio che era avanti, non vedendolo più arrivato. Appena arrivato a Viciama e tiene che fare accesi. Parla per la radio, cioè, meno concitatamente, se è possibile. No, ma è un'abitudine, non sono concitato, sì, sono calmissimo. Sì, sì, no, no, voglio dire meno rapidamente. Allora. Sì. E allora quando questo è ritornato ha visto questa macchina urtata verso il muro con la luce accesa, è sceso, ha aperto lo portello di lato destro, che la macchina, la traversa sulla via Loi sale così, la macchina è andata a finire sulla sinistra, lui apre la porta sulla destra e va per salire nella macchina, ma siccome il Bondade già con l'uccisione che ha avuto lui in macchina era sceso sui sedili e il sangue ci cadeva sul seggiolino e sulla pedana del passeggero, appena è salito ci ha messo il piede e rimescia tutta la fronte del piede di Gregorio, ha visto che era morto, ha preso la macchina e se n'è andato per non incorrere contro la polizia, guai. E questa sia la morte di Bondade. Salvatore Rina sapeva bene che non poteva sbagliare. Difficilmente Stefano Bondade gli avrebbe concesso una seconda occasione. Per questo motivo Salvatore Rina formò una squadra di killer in cui ci mise tutti i suoi uomini migliori, tra cui Giuseppe Marchese. Signor
Marchese, cosa sa dell'omicidio di Stefano Bontate avvenuto in Palermo il 23 aprile del 1981? In questo omicidio ne ho preso parte personalmente. Cosa sa, ecco, descriva sinteticamente quello che lei sa circa l'organizzazione di questo omicidio. Dopo viene mio zio a prendermi, che c'era buio, viene mio zio a prendermi e ci avviamo in questo, diciamo, spasciamacchine. Quindi sempre nello spiazzo Duzzo Ciccio. Sì. Arrivate là, dopo... Quindi vi avviate, chi siete? Lei e? Io e mio zio. E suo zio? Sì. Sempre nome e cognome? Marchese Filippo. Marchese Filippo. Arrivate su dentro questo spasciamacchine, dopo o poco arriva Lucchese, Pino Greco, Mario Peste Filippo, Antonino Rotolo, Giovanni Pullarà, Madonia e Pippo Gambino. Lucchese come si chiama? Madonia Antonino. Madonia Antonino e Lucchese il Lucchese nome? Giuseppe, detto Lucchiseggio. Detto che sì. Niente, arrivando Pullarà ci dà il via dicendo che io mi entro su per macchine. Pullarà chi? Pullarà Giovan Battista. Azione. C'è stato che mio zio si mette nella 128 con Mario Peste Filippo e Giovanni Pullarà, Giovan Battista. Chi guida? Mio zio, Filippo. Dovrebbe dire pure, se lo ricorda, come erano collocati in macchina. Portava la macchina, accanto si è messo questo Filippo Mario e dietro Giovan Battista Pullarà. Dopo nella 131, quella che avevo portato io, si è messo nel volante, si è messo Nino Madonia, accanto Pippo Gambino e dietro si è messo Antonino Rotolo. E nella motocicletta si è messo Lucchese con Pino Greco. Chi conduceva? Lucchese portava la motocicletta, e anzi è molto bravo a portare la motocicletta. E io con Raffaele Ganci ci siamo messi sulla 112 di quella di Pullarà. Chi guidava? Io. Strada fate per andare verso l'obiettivo? Abbiamo fatto una strada tutta piena di buchi, sempre, che costa il fiume e porta via Oreto. Siamo entrate sotto il ponte di via Oreto e abbiamo imboccato alla Guadagna, che c'è una strada che porta su alla Guadagna. Dalla Guadagna, sempre che camminavamo distaccate con le macchine, siamo imboccate la strada che porta a Fassomiele. Siamo arrivate nella piazza di Fassomiele e ci siamo fermate. Fermandoci c'era Nino Madonia con la 131 e gli altri che erano con lui nella macchina, si sono messi un pochettino più distante e noi eravamo posteggiati insieme a tutte le altre macchine che c'erano in quella piazzetta. Quindi macchine, diciamo, di persone che non c'entravano nulla con... No. Ricorda grosso modo che ora fosse quando arrivate a Fassomiele? Ma era buio, perché infatti c'erano poche macchine che giravano, potevano essere i 10:30, l'11 meno un quarto, una cosa del genere. Quindi che cosa avviene? Queste due macchine si fermano, cioè la vostra e quella, la Fiat 131, le altre, quindi l'altra macchina, la 128, la moto Honda? L'Honda e la 128 che guidava mio zio faceva sale e scende di quella borgata. Dove eravamo fermi noi c'era via e vai con la motocicletta, con questa macchina che girava intorno, capendo che sicuramente aspettavano un momento opportuno per azionare, per colpire l'obiettivo. Dopo anche la 131 si sposta da davanti, la 131 si sposta e mentre che siamo fermi io con Raffaele arriva una 126 che girava piano piano l'antonno nella piazzetta. Uno rimane sempre, essendo che siamo supposti che dobbiamo fare un'azione, siamo sempre con chi va là, di cui io riconosco quello che era accanto al lato guida
era Salvatore Profeta, che questo a sua volta era sempre compagno stretto di Giovanni Battista Pollarà, camminavano sempre assieme, pensando che magari anche lui si trovava là per controllare da zona da zona. Salvatore Profeta. Sì, è uomo d'onore. Sì, 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 sempre di Santa Maria di Gesù. Di Santa Maria di Gesù. Quindi lei vede questa, questa macchina con accanto un, una persona che riconosce in Salvatore Profeta. Sì. L'aveva visto in quei giorni Salvatore Profeta corso di queste riunioni? Prima che l'arrestassero, perché loro hanno arrestato per il blitz di Villa Grazia, prima che l'arrestassero era sempre vicino. Io dico nei giorni immediatamente precedenti la preparazione di questo omicidio, no, questi di cui ha parlato. No, lo vedevo sempre spesso con Pollarà. E quindi quando passa che tipo di sensazione ha, che stia passando per andarsene a casa senza sapere nulla o che sta facendo? No, era un'andatura, diciamo, come una specie di vigilanza, sorveglianza, e camminava a tempo che si doveva controllare, chissà, su posto, di controllare. Io quello che ho pensato io che era anche lui, diciamo, d'accordo nel controllare là i movimenti. Dopodiché restate fermi in piazza o avviene qualcosa? No, noi rimaniamo là in piazza, si spostano con la macchina Nino Madonia, Gambino e al Rotolo. Quindi con la 131 si allontanano pure loro. Sì. E dopo un po', vedendo che non si vedeva più nessuno, anche noi ci stavamo spostando con la 112. Appena ci stiamo spostando, mettendoci sulla strada, vediamo in velocità arrivare l'onda con Pino Greco che ci faceva segnale di rientrare con la mano, tipo di ritornare, e abbiamo capito che era già fatto tutto. Poacce, sempre come d'onore, si commentava che a sparare con una scopettata a Stefano ci siamo dopo Pino Greco. Giuseppe Lucchese e Pino Greco, a bordo della motocicletta, andarono direttamente a Ciaculli, nella tenuta di Michele Greco. Lì si trovava Salvatore Rina e gli altri capi famiglia. I killer dissero a Michele Greco che tutto era andato secondo i piani. A quel punto Michele Greco entrò in una stanza dove si trovava Salvatore Rina con i suoi alleati e disse: il Falco è morto. Dopo la morte di Stefano Bondate, i palermitani si ritrovarono senza una guida e Totò Riina riuscì ad eliminare facilmente tutti i suoi nemici, iniziando da Salvatore Inzerillo. Allora ragazzi, anche questo video termina qui. Vi do un'anteprima per il prossimo video. Nel prossimo video vi racconterò la storia di Vincenzo Puccio, che era un altro killer agli ordini di Salvatore Riina. Quindi avete un motivo valido per iscrivervi al mio canale YouTube. Nel frattempo lasciatemi un like a questo video se il video vi è piaciuto e aggiungete un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione. Allora ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!